Il progetto di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione. Si tratta di un'offerta fatta alla popolazione migrante in Italia, sia migrante regolare sia irregolare o richiedente asilo, che hanno deciso o che decidono volontariamente di tornare a casa loro, di andare nel paese di origine per riprovarci, quindi non un progetto migratorio, però un progetto di ritorno assistito. Quindi vuol dire che la persona matura in Italia la capacità di organizzarsi in un modo nuovo nel paese di origine. E quindi in questo li aiutiamo sia a prendere una decisione e sia a riinstallarsi nel paese. Quindi sono assistiti, diciamo, dal momento della decisione in Italia fino al momento del reinserimento nel paese di origine. Questa è una misura che esiste un po' da anni, in sordina, in molti paesi europei, soprattutto in questa fase è il Fondo Europeo per l'accoglienza e la integrazione di migranti, il FAMI, che è cofinanziato dal Ministero dell'Interno. Quindi è un'iniziativa in Italia e del Ministero dell'Interno, che è l'autorità responsabile di questi fondi. Quindi il Ministero dell'Interno ha emesso un bando, al bando hanno partecipato varie organizzazioni, ci sono 5 che hanno avuto il finanziamento. Quindi si tratta di 3.200 posti di ritorno volontario presenti adesso in questo momento come offerta alla popolazione migrante in Italia, finanziate totalmente da questo fondo. Le 5 organizzazioni sono varie, tra cui anche l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che ha il pacchetto più grande perché è un'organizzazione già con esperienza su questo settore, e poi per la prima volta si è esteso a altre organizzazioni che per la loro capacità di attività tra i migranti possono offrire una capacità di proiettazione nella popolazione stessa dei beneficiari, che è come il GUS, il gruppo di Umana Solidarietà, che è uno di questi organismi che ha come responsabilità 200 posizioni di ritorno volontario, aperto a tutti e in tutti i paesi terzi che non siano europei. Quindi il progetto si rivolge a tutti i migranti che non siano europei, quindi non i rumeni, non i bulgari, ecco, quella popolazione migrante esclusa perché fanno parte di altri meccanismi interni all'Europa. Quali sono le tempistiche del progetto? Sono abbastanza veloci, o lo dovrebbero essere, cioè dalla decisione della persona, dell'individuo di tornare all'accompagnamento al ritorno dovrebbero passare non più di qualche settimana, perché si tratta di verificare il piano di ritorno volontario della persona, avere la documentazione necessaria a viaggiare. Questo dipendiamo molto spesso dai consolati dei paesi di origine, che non sempre sono molto veloci a reagire a queste nostre richieste, perché devono ridocumentare, perché molte volte non hanno documenti di viaggio, soprattutto quando si tratta di nuovi arrivi, cioè richiedenti asilo o che sono arrivati con i barconi, sono arrivati via Libia, molti di loro. Per gli altri migranti regolari invece molte volte hanno il loro passaporto, quindi è molto più semplice, e poi ci vuole nulla osta della questura e della prefettura per dire che la persona non ha carichi pendenti e può partire senza nessun problema in Italia. La persona lascia in Italia il permesso di soggiorno o tutti i permessi che aveva, non ha nessuna conseguenza amministrativa, quindi può tornare in Italia quando vuole, la prossima volta, ovviamente per le vie legali, e può ripensare a un progetto migratorio anche nel futuro, quindi non ha nessuna sanzione da parte dello Stato italiano e può soffrire di queste. Gli unici che non possono soffrire di questa misura sono quelli che hanno avuto già un provvedimento di espulsione, ecco, questi sono esclusi, e i cittadini dei paesi europei.